Mix e al nostro nuovo fantastico quiz. La sai la risposta? Oggi si sfideranno due squadre, ma prima di continuare spiego le regole del quiz. Ci sono due squadre e ogni due domande si cambiano i concorrenti. Per la squadra dei fantastici misteriosi abbiamo Luna. Un applauso per Luna. Ciao a tutti, io sono Luna, ho 15 anni e ho un piccolo polpo di nome Terry. Voglio fare la detective, infatti sono un'aspirante detective. E vediamo, cos'altro posso dirvi ancora? Niente, buon divertimento e che vinca il migliore. Per la squadra dei puffi abbiamo Gino, il terrapiattista. Buon salve a tutti ragazzi, sono Gino il terrapiattista. Come si può intuire dal mio nome, sono un terrapiattista e penso che la terra sia piatta. E tutti quelli che non pensano che la terra sia piatta sbagliano. E li andrò a cercare in tutto il globo terrestre. Però dopo mi sono appena accorto di una cosa, che il globo è un cerchio e la terra è piatta. E niente, vi lascio a quiz. Ciao. Il fantastico nonno Bruno. Ciao a tutti, sono nonno Bruno. Non mi piacciono i videogiochi, per questo che mi chiamano nonno. In realtà ho 14 anni. Il gattaro. Ciao a tutti, io sono il gattaro. Mi piace tanto stare con i miei amici gatti. Miau. Vincerò io. E facciamo un grande applauso a Emily White della squadra dei fantastici misteriosi. Ciao a tutti, mi chiamo Emily White, ho 18 anni e vivo a Hollywood e faccio la fashion blogger. Facendo la fashion blogger sono diventata famosa. E per la squadra dei puffi abbiamo l'invisibile. Ciao a tutti ragazzi, vi starete chiedendo perché sono invisibile. Perché ero uno scienziato e stavo facendo delle pozioni, tra cui la super forza, l'invisibilità e l'immortalità. Sono andata a sbattere contro l'armadio in cui c'erano tutte le pozioni e mi è caduta sia quella dell'invisibilità che quella dell'immortalità. E questa è la mia storia. Jennifer! Ciao a tutti, sono Jennifer. Scusate, un po' di tosse. Sono Jennifer, ho 15 anni e sto studiando con alcuni cantanti molto famosi per diventare una cantante professionista. Spero vi divertiate. Ciao! Mike, lo sceneggiatore per la squadra dei fantastici misteriosi. Ciao, sono Mike Wolfert, sono uno sceneggiatore di 21 anni. Io scrivo dei film. Ma la cosa molto interessante è questa, che io non è che scrivo sul computer, su fogli. Appena vedo una cosa, mente una cosa, lo scrivo ovunque. Cioè, veramente, ovunque, anche sulle pietre, sul parco giochi, su tutto. Violetta Parkinson della squadra dei Puffi. Ciao a tutti, sono Violetta Parkinson, ho 13 anni, sono un'aspirante commessa. Ah, e mi piace molto fare le torte con la mia nonna Giovanna. Rosa. Ciao, io mi chiamo Rosa, vendo cose rosa, compro cose rosa e mangio cose rosa. Ora vi saluto, ciao. Jean-Jacques. Mi chiamo Jean-Jacques, sono una pittrice francese, mi sono venuto a studio a Milano e a Perea e votate la mia squadra. E Umberta Cricchina della squadra dei Puffi. Ciao, io sono Umberta Cricchina, detta anche Umbertina. Mangio frutta, coltivo frutta, vendo frutta, praticamente vivo solo di frutta e niente, ciao. E adesso, senza perdere altro tempo, direi di cominciare questo fantastico quiz con la prima domanda. Quando nasce il WWW? Risposta A, 2000. Risposta B, 2001. Risposta C, 1991. Risposta D, 1988. Grazie mille computer per averci letto la domanda. E adesso ricordo ai concorrenti che si dovranno prenotare, avranno a disposizione tre aiuti: l'indizio, la doppia risposta oppure eliminano la risposta. Almeno tre, mi raccomando, prenotazioni. Siamo pronti? Sì. Uno, due, tre. A prenotarsi è Luna, dei fantastici misteriosi. Allora, secondo me la risposta giusta è la C. Risposta C. Risposta corretta. Lo sapevo, i dati erano quelli. Un grande applauso per Luna. Grazie. Adesso passiamo alla prossima domanda. Su quale social si twitta? Risposta A, Twitter. Risposta B, Twitter. Risposta C, Instagram. Risposta D, Tumblr. Uno, due, tre. A prenotarsi è Gino, dei Puffi. Grazie, grazie. A. Risposta A, Twitter. Risposta corretta. La ringrazio e ovviamente le mie fonti da terapeutista non mi ingannano mai.
e quindi siamo a un risultato di pareggio per adesso tra i due concorrenti. Ciao! Ciao! E adesso continuiamo con la prossima domanda. Computer, illustraci questa fantastica domanda. Imprevisto. Oh mio Dio ragazzi, un imprevisto. E qua sono cavoli vostri concorrenti. Sciogli lingua. Una platessa lessa, lesse lesse di lessi in un catalesse fesso. E cominciamo da nonno Bruno. Lessa lesse, catalesse fesso, fesso. Passiamo al prossimo concorrente, provaci te. Platessa lessa, lesse di essi di lessi in un catalesse fesso. La persona che è riuscita a ripetere meglio lo scioglilingua è il cattaro. Miau! È stato veramente un bel imprevisto. Adesso prossima domanda, vai computer! Di cosa tratta? Il phishing. Furto di meme, pesca di trote ecosostenibili, furto di bollette, furto di dati. Il gattaro, dei puffi. Furto di dati. Computer, è la risposta giusta? Verifichiamo. Risposta corretta. Miau! Un grande applauso per il gattaro. Ciao. 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 Di cosa tratta il cyberbullismo? Scherzi sui cani. Bullismo online. Dire parolacce. Non lo so bene. Siete pronti, concorrenti? Sì. 1, 2, 3. Mike. Grandissimo Mike, secondo te qual è la risposta? La lettera B. Risposta corretta. Grandissimo Mike. E passiamo alla prossima domanda. Su quale social network si trovano gruppi dei più svariati argomenti? Google, Twitter, Reddit, Instagram. Questa volta a prenotarsi è stata Jennifer. Ah, Google. Risposta errata. Cavoli. Attenzione, e abbiamo il primo concorrente che ha sbagliato una domanda. La risposta passa direttamente a Mike. La C, Reddit. Risposta corretta. Fantastico, sì. E Mike Wolfgang è in vantaggio. Spero vi siate divertiti, ciao! Ciao a tutti, arrivederci, alla prossima! Ma ora passiamo alla domanda seguente. Di che colore erano inizialmente le spunte di WhatsApp? Grigie, blu, non esistevano, verdi. A prenotarsi per primi sono i fantastici misteriosi. Secondo me è il verde. La accendiamo? Sì, secondo me è il verde, perché è il colore della settimana. Risposta corretta. Sì! Seconda domanda. Per quale scopo era nato YouTube? Sito per comprare foto. Sito di incontro. Prenotazioni di aste. Ordinazioni di cibo. 1, 2, 3. A prenotarsi è Violetta. Chiedo un aiuto. Uso la doppia risposta. Regia, usa la doppia risposta. Sito di incontri e ordinazione di cibo. La risposta corretta è sito di incontri. Yuppi! Fantastico! Ciao, seguitemi su Instagram. Ciao. Da che età si può usare Instagram? 16 anni, 12 anni, 18 anni, 13 anni. 1, 2, 3. Umberta Cricchina. La D. Risposta corretta. Fantastico! Per cosa si usa la parola cringe? Per qualcosa di divertente, per qualcosa di brutto, per qualcosa di imbarazzante, per qualcosa di bello. 1, 2, 3. La prima a prenotarsi è stata Rosa. La D. Risposta errata. La C. Risposta corretta. Umberto Cricchina si aggiudica la risposta. Senza perdere altro tempo, passiamo con la prima domanda dell'ultima coppia. Qual è lo youtuber italiano con più iscritti? Luis, Sal, Stephanie, Pavi J, Surri. 1, 2, 3. JJ dei Fantastici Misteriosi. La C, Pavi J. Risposta corretta. Di che colore è l'icona di TikTok? Blu e rossa. Rossa, blu e nera. Rossa e nera. Gialla e rosa. 1, 2, 3. L'invisibile. Per me la A. Risposta A. Risposta errata. La B.
Risposta corretta! I vincitori di questa puntata sono i Puffi! Sì! Va bene, e adesso andiamo a presentare tutte le persone che sono dietro al quiz. Ok, per prima abbiamo la regia. Ciao, io sono la regia. Mi occupo della grafica, delle animazioni, del video, insomma di tutto ciò che avete visto. Grazie regia. E adesso, benissimo, andiamo a presentare l'esperta americana dei quiz. Ciao a tutti, io sono Carlotta, vengo dal Minnesota e sono un'esperta di quiz. E vabbè, come ultimo, sono qua presente e sono la voce. Fatevi e fatemi un applauso.